TG Veneto News in edizione straordinaria, buongiorno e ben ritrovati. Apriamo con i numeri del Covid. Oggi venerdì, giornata di monitoraggio settimanale da parte della cabina di regia del CTS dell'Istituto Superiore di Sanità. Sale il numero di regioni che passano da rischio basso a rischio moderato, c'è anche il Veneto perché i contagi sono in aumento negli ultimi 7 giorni, si parla di 4.217 casi, insomma in netta crescita. Una leggera crescita, ma però è sotto controllo anche per quanto riguarda altri importanti indici, cioè la percentuale dei letti occupati nelle terapie intensive e nei reparti non critici. Ieri è stata di fatto una delle giornate con i positivi più alti, 844 con altri 2 decessi. Alle 12.30 torna Zaia in conferenza stampa, lo seguiremo in diretta per capire la fotografia della situazione di oggi. E quello che sta preoccupando maggiormente è quello che sta succedendo nel Trevigiano, in particolare con il focolaio dai Balcani, la riapertura di alcuni reparti Covid di terapie intensive in qualche ospedale della provincia, come per esempio a Montebelluna, e soprattutto le vittime e i malati. Già 2 vittime, un 87enne e un uomo, un padre di famiglia di 39 anni, entrambi non vaccinati, entrambi di ritorno dall'area balcanica, ma ci sono altri quarantenni che sono in gravi condizioni in ospedale. Ed ora i sindaci e l'ULS stanno cercando una sorta di porta a porta, di chiamare tutte queste persone, che sono almeno 3.000, e convincerli a vaccinarsi o quantomeno a farsi il tampone. Partiamo da qua. Corre e non arretra la diffusione del Covid in Veneto. Gli ultimi bollettini riportano numeri tra i più alti delle ultime settimane. Segno più non solo tra i contagi, ma anche tra gli attualmente positivi posti in isolamento. Un quadro che preoccupa anche alla luce dell'ormai imminente ripartenza della scuola. Dati alti, spiegano gli esperti, spesso collegati al rientro dalle vacanze. Tra le province più colpite, ancora una volta, Treviso, dove si assiste a un fenomeno che potremmo definire una sorta di variante Balcani. È sempre la variante Delta, chiaramente, ma abbiamo un'impennata di contagi dall'area balcanica. Faccia conto che tra Macedonia, Albania e Kosovo abbiamo il 51% di positivi attualmente che sono di quell'area, aggiungendo poi la Romania e naturalmente anche la Moldavia, arriviamo al 65% di positivi sul totale complessivo. Si tratta, spiega l'azienda sanitaria, di intere famiglie tornate dopo aver passato nel paese d'origine le proprie vacanze. Uomini, operai nelle fabbriche della zona, donne, impiegate spesso come badanti, bimbi pronti a tornare a scuola, situazioni che rappresentano un vero e proprio rischio. Queste persone che sono andate a passare ovviamente le ferie a casa loro hanno contratto il virus, non fanno il virus, non fanno il tampone nei loro territori perché a pagamento, arrivano da noi, sono positivi e quindi poi creano questi cluster. In queste ore l'azienda sanitaria, d'intesa con i sindaci della Marca, ha messo a punto un piano specifico con il dichiarato obiettivo di impedire ulteriormente la diffusione del virus. Creano situazioni di disagio perché chiaramente potrebbero creare dei cluster importanti, cosa che stiamo evitando col contact tracing, con ovviamente una serie di azioni. Noi chiediamo, in accordo con i sindaci, a loro di poter, come dire, darci delle indicazioni. Noi siamo disponibili a fare i tamponi, è tutto gratuito, e fare le vaccinazioni pur di contenere ovviamente questi contagi. Restiamo a Treviso con un caso di cronaca giudiziaria legato alle vaccinazioni. È accusata di falso ideologico e omissioni d'atto d'ufficio. Questi reati di cui dovrà rispondere una infermiera trevigiana operativa presso l'hub vaccinale di Villorba. Nei suoi confronti la procura ha aperto un'inchiesta dopo alcune segnalazioni per mancate inoculazioni di dosi di vaccino contro il Covid. Ieri pomeriggio gli agenti della squadra mobile sono intervenuti
venuti all'ex Maber, che di fatto è uno dei più importanti centri vaccinali di tutto il Veneto. A Villorba, in grado di somministrare fino a 10.000 dosi al giorno, hanno sequestrato i bidoncini di siringhe utilizzate dalla donna ed è stata la donna accompagnata in questura per essere interrogata. Su questa vicenda nel pomeriggio il direttore generale ha convocato una conferenza stampa per spiegare nuovi dettagli. E ora invece sentiamo le parole pronunciate ieri in conferenza stampa, la prima dopo la pausa estiva, da parte del Premier Mario Draghi e del Ministro Speranza. Vaccino obbligatorio e subito la terza dose per i pazienti più fragili. Sentiamo. Sono abbastanza fiducioso, raggiungeremo l'obiettivo dell'80% per fine settembre, che dà ovviamente un grande conforto sia per la ripresa dell'attività produttiva sia per la ripresa della scuola. Sulla scuola poi dirò qualcos'altro. Vorrei di nuovo, mi dispiace ripetermi, ribadire il mio invito a vaccinarsi. È un atto verso se stessi, è un atto anche di solidarietà verso gli altri, è un atto di protezione della propria famiglia, di tutte le persone con cui si viene in contatto. Ho detto più volte frasi anche più incisive su questo, continuo a ripetere la necessità di farlo. L'obbligo, tra l'altro, nel nostro paese è già disposto da norma primaria per quanto riguarda il personale sanitario, quindi in realtà già è applicato ad un pezzo della nostra società e quindi è una possibilità che resta potenzialmente a disposizione delle istituzioni, del governo, del Parlamento. Sulla terza dose c'è un confronto in corso proprio in queste ore e questo confronto porterà alla scelta della terza dose. Si inizierà, io credo, già entro il mese di settembre, comunque nel mese di settembre, alla fine di questo mese, e si partirà dalle persone che hanno una risposta immunitaria molto fragile. Questa indicazione, tra l'altro, nelle ultime ore è anche arrivata dall'EMA, dalle CDC, dalle autorità europee ed è un'indicazione su cui il nostro CTS ha già espresso un'opinione. Ed ora invece torniamo a parlare delle proteste No Green Pass. Dopo il flop del 1° settembre, ci sono alcune denunce a Vicenza, per esempio la prima donna denunciata per quello che ha scritto incitando in qualche modo alla rivolta sulle chat Telegram, e nel frattempo domani si scaldano ancora le piazze e le stazioni perché è annunciata una mobilitazione, la solita tra virgolette mobilitazione del sabato. Andiamo da Tommaso Quaggio per tutti i dettagli. Buongiorno dalla stazione ferroviaria di Vicenza, che rimane blindata dalle forze dell'ordine per il pericolo di proteste da parte del popolo No Pass e No Vax, che da mercoledì sostanzialmente continua ad annunciare manifestazioni di contestazioni con l'obiettivo di bloccare la partenza e l'arrivo dai treni delle città di tutta Italia. Come vedete alle mie spalle è stato realizzato sostanzialmente un varco presidiato dal personale di RFI e dalle forze dell'ordine. Alla stazione hanno accesso solo i possessori di ticket. Una manifestazione però, quella di mercoledì scorso, che si è sostanzialmente trasformata in un flop, e c'è già anche una denunciata perché la polizia sta setacciando sostanzialmente i canali Telegram dove vengono annunciate queste manifestazioni di protesta, ed è stata individuata una donna che risiede nell'Interland vicentina che ha sostanzialmente istigato il popolo No Pass ad occupare la stazione. Per questo è stata segnalata alla procura e denunciata con il reato di istigazione a delinquere. Una protesta che era stata annunciata proprio sui canali social anche per la giornata di oggi, dalle 8 del mattino alle 16, ed è per questo che la stazione rimane sostanzialmente blindata. Ma domani è anche sabato ed è un'altra giornata calda proprio sul fronte manifestazione di protesta del popolo No Pass e No Vax, ed è stata annunciata proprio una manifestazione in Piazza dei Signori, e la stazione ferroviaria anche per la giornata di domani rimarrà blindata. E da Vicenza è tutto, la linea può tornare allo studio.
Grazie a Tommaso Quaggio. Ed ora il fronte caldo, tra virgolette, dei trasporti, perché insomma c'è una delle chiavi insomma, per capire che cosa accadrà, soprattutto anche per la sicurezza dei ragazzi che andranno a scuola a partire da lunedì 13 di settembre. Abbiamo, e ringrazio, collegata via Skype, la vicepresidente della Regione del Veneto, nonché assessore ai trasporti, Elisa De Berti. Grazie vicepresidente, ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Senta, poi le chiedo i numeri, i dettagli, ho visto che il piano trasporti insomma è stato presentato, le chiedo se lei ha delle preoccupazioni in vista di quello che anche Zaia ha definito il D-Day, cioè 13 settembre, l'inizio delle scuole, c'è molta apprensione, no? Per capire se ci saranno assembramenti, se i ragazzi saranno controllati alle fermate, è preoccupata? No, guardi, considerando che la vera prova del fuoco noi l'abbiamo fatta a febbraio di quest'anno quando abbiamo riaperto le scuole con la capienza dei mezzi al 50% e la presenza a scuola era sostanzialmente del 75%. La prova era andata bene perché comunque le aziende di trasporto si erano preparate, avevano fatto un grandissimo lavoro che avevamo iniziato ancora a novembre con me e poi la delega è stata data ai prefetti con il DPCM del 3 dicembre ed era andato di fatto tutto bene. Tenete presente che parliamo di 25.000 corse al giorno che ci sono in tutto il Veneto, poi ovviamente qualche criticità c'è, però ci sono tutte le possibilità per poter correggere il tiro velocemente. Adesso parliamo di una capienza dell'80% con una presenza a scuola del 100%. Le aziende di trasporto sono assolutamente nelle condizioni di poter far fronte ad una situazione di questo tipo. Senta, assessore, qual è stata, ho visto insomma ci ha mandato anche i numeri, no? Si parla di quasi 1500 corse aggiuntive, di 464 mezzi aggiuntivi, di oltre 300 operatori in più. Le chiedo, di fatto sarà impossibile controllare tutti i ragazzi, soprattutto nei luoghi di assembramento, nella sua provincia di Verona ci sono 5.000 fermate e ovviamente non si possono mettere 5.000 steward alle fermate. Ecco, credo che anche lei dai nostri teleschermi possa, come dire, fare un appello ai ragazzi che si sono dimostrati comunque con la testa sulle spalle in tante occasioni di, come dire, andare a scuola in sicurezza ed evitare insomma, situazioni che insomma, si sono già viste in passato. Sì, diciamo che chiederlo ai ragazzi è ancora più difficile perché hanno bisogno di socializzare e sicuramente hanno vissuto due anni molto difficili, però lo sforzo che dobbiamo fare anche per poter garantire la presenza a scuola al 100% è ancora grande, quindi sicuramente ci vuole attenzione, l'uso della mascherina, l'igienizzazione delle mani e per quanto possibile il distanziamento. Io vi devo dire che ho anche viaggiato sui mezzi di trasporto in queste settimane e comunque ormai nella naturalità dei gesti delle persone vi è veramente un'attenzione particolare nel mantenere le distanze e anche quando giri l'uso della mascherina ormai è entrato nelle nostre abitudini. Sicuramente la riapertura della scuola sarà un bel banco di prova, ma sono convinta che sia per quanto riguarda i ragazzi che per quanto riguarda il fronte trasporti non ci saranno problemi. Dopo ovviamente bisognerà gestire gli assembramenti in attesa per l'entrata a scuola, gli assembramenti all'interno della scuola, perché comunque parliamo di tantissimi studenti che parliamo di 600.000 studenti nel Veneto, quindi 600.000 studenti che dal 13 settembre ricominceranno a frequentare la scuola dopo la pausa estiva. Sul fronte trasporti io sono tranquilla perché comunque le aziende del Veneto si sono dimostrate efficienti nel servizio e pronte veramente a mettere in campo tutti gli strumenti necessari per poter garantire un servizio adeguato. Nel caso di necessità sicuramente si interverrà per implementare quelle corse dove ci sarà bisogno. Quello che è il nostro compito è garantire la possibilità ai ragazzi di poter andare a scuola. Non ho intenzione che i trasporti diventino un problema, insomma nell'ultimo anno non sono stato un problema e non devono diventare un problema.
Grazie vicepresidente, grazie per essere intervenuta, buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie a voi, arrivederci. E adesso passiamo dai trasporti a scuola all'università. Oggi giornata di test d'ingresso alle facoltà di medicina, nei giorni scorsi facoltà di veterinaria, numeri importanti tra Verona e Padova, solo Padova pensate in 3.000 e meno a Verona. Verona ha già iniziato il test, Padova inizierà tra circa mezz'ora, un test all'insegna ovviamente dell'obbligo del Green Pass, perché è come se si entrasse in università. Andiamo a Verona per fare il punto con Alessandro Del Rico. Ci sono dei problemi, non sento Alessandro Del Rico, vediamo di ripristinare i collegamenti. Restiamo nel frattempo a Verona perché, lo sapete, il punto vaccini in fiera è stato chiuso, è stato cambiato anche il punto dei tamponi e abbiamo fatto il punto con il direttore generale dell'ULS Scaligera, che dice purtroppo c'è sempre meno gente che si prenota, ormai siamo arrivati a uno zoccolo duro di persone che prima erano indecise e adesso di fatto hanno deciso di non vaccinarsi. Sentiamo. Nuovo punto tamponi dell'ULS, grazie alla collaborazione della Curia, va a Ponte Crencano, nel centro dei Camigliani. Consentirà 800 prelievi al giorno per tutta la settimana, domenica compresa, in alternativa al centro già da tempo dislocato a Marzana. Ad oggi in provincia sono stati eseguiti ben 2,5 milioni di controlli. Per quanto riguarda invece i vaccini, la caserma Duca è partita bene da quando ha chiuso il centro in fiera, arrivando alla sua soglia massima di 600 somministrazioni al giorno. Oramai i dati non sono più quelli dei mesi scorsi, perché quasi l'80% della popolazione è vaccinato e siamo arrivati, l'espressione del direttore dell'ULS, allo zoccolo duro. Chi si voleva vaccinare e lo voleva fare in modo sicuro ha avuto mesi di tempo per poterlo fare, quindi adesso siamo un po' alla ricerca di quelle varie fasce di popolazione che in qualche modo sono indecise, diciamo così, sul vaccino che può essere fatto. Lo andiamo a cercare anche più possibile vicino al domicilio, quindi abbiamo deciso di decentrare le attività che prima venivano fatte in fiera, entreranno ancora in modo maggiore importante nei prossimi giorni i medici di medicina generale che conoscono bene i propri pazienti, quindi li possono anche tranquillizzare, i pediatri di libera scelta in qualche modo, quindi arrivando anche a quelle fasce di popolazione più giovane, oltre ai farmacisti. Non ci saranno più grandi hub vaccinali come la fiera, perché verranno coinvolti sempre più le farmacie, soprattutto per i giovani senza patologie, e i medici di base. Si confida soprattutto nel loro potere di persuasione sugli assistiti indecisi, con i quali hanno un rapporto di familiarità e fiducia. Per questo viene usato il pugno duro con i dottori Novax, che rischierebbero di mettere benzina sul fuoco di una certa intolleranza esplosa nelle ultime settimane. Sta creando qualche problema di convivenza nella popolazione, questo è un peccato, insomma, bisognerebbe riuscire a essere molto più compatti nell'affrontare un virus che comunque c'è, è ancora tra di noi e va combattuto con gli strumenti che conosciamo, quindi con la mascherina, col distanziamento. Io, scusate, non mi dimentico mai di dire queste cose perché sono importanti e la minima attenzione poi la rivediamo nelle attività che facciamo nei pressi dei punti tampone piuttosto che negli ospedali. Ed ora abbiamo ripristinato il collegamento con Verona, test d'ingresso all'università, tra pochi istanti si inizia a Padova con 3.000, è già iniziato invece a Verona, andiamo in collegamento con Alessandro Del Rico. È arrivato il giorno dei test di medicina all'università di Verona, 821 gli iscritti, c'è una lunga fila davanti al chiostro di San Francesco perché sono molto accurate le procedure di controllo del Green Pass per poter accedere all'aula ed effettuare il test che dura 100 minuti. Non tutti si sono presentati, come accade ogni anno, invece è leggermente più basso il numero di coloro che hanno chiesto di fare questo test rispetto agli anni scorsi. Sono ragazzi sicuramente motivati in questa scelta, anche perché i posti disponibili sono soltanto 200 e ci sarà qualcuno che riuscirà ad accedere attraverso i test effettuati nelle altre province della regione. Qui si presentano soltanto i residenti della provincia di Verona, 200 posti disponibili, dunque non sono tanti, sono ragazzi che sono anche motivati da questo anno e mezzo di pandemia, avendo visto
visto i medici in prima fila essere un po' gli eroi di questo periodo di grande pressione sulla popolazione. Qualche stress aggiuntivo è ragionevole che ci possa essere, e noi abbiamo cercato di ridurre questo stress appunto dando tempi ampi, appunto, dividendo i candidati in modo che i gruppi comunque siano sempre gruppi limitati, perché ci teniamo che chi partecipa alla prova in primo luogo possa dimostrare quello che effettivamente ha acquisito nel corso del suo percorso di studi e quello che vuole ulteriormente accrescere frequentando il corso di medicina a Verona. La macchina organizzativa dell'università si è mossa fin da giugno per studiare bene le soluzioni, tant'è vero che sono state organizzate ben 9 aule nel quartiere universitario per poter consentire le distanze degli esaminandi corrette nel sedere per poter effettuare il test e quindi che tutto si possa svolgere in maniera regolare. Grazie ad Alessandro Del Rico. Ed ora vi facciamo vedere le immagini purtroppo brutte della situazione in Marmolada, del ghiacciaio del Marmolada, arretrato di 6 metri in 12 mesi, negli ultimi 100 anni è sparito insomma il 90% del ghiacciaio. Gli esperti dicono che probabilmente il tempo è scaduto. Sentiamo. Il ghiacciaio della Marmolada si sta lentamente sciogliendo. Sui 9 segnali frontali si registra un arretramento medio di oltre 6 metri rispetto allo scorso anno e il volume perduto in 100 anni arriva quasi al 90%. Lo certificano le misurazioni dell'Università di Padova, di Legambiente e del Comitato Glaciologico Italiano. Ogni anno a cavallo tra agosto e settembre la campagna glaciologica permette di misurare circa 200 ghiacciai italiani. Questa misura inizia agli inizi del secolo scorso, quindi oggi abbiamo più di 100 anni di registrazione delle fluttuazioni glaciali. Ci troviamo sulla fronte di Serauta della Marmolada e nonostante una stagione invernale particolarmente nevosa, con accumuli di neve molto consistenti che tutto sommato sono anche visibili ancora sul ghiacciaio, quindi con una copertura nevosa dell'annata particolarmente abbondante, nonostante ciò appunto i segnali di misura ci dicono che il ghiacciaio continua ad arretrare e continua a ridursi di spessore. Questo a dimostrazione del fatto che non basta un'annata nevosa, non basta un momento particolarmente favorevole per il ghiacciaio per invertire un trend climatico di arretramento che prosegue. Che i ghiacciai delle Dolomiti siano in ritiro dal 1985 più o meno lo sappiamo tutti, sia la Marmolada in cui ci troviamo di fronte, sia l'Antelao, il Sorapis, il Cristallo o quant'altri, insomma. L'importante è continuare il monitoraggio dei ghiacciai anche con metodi tradizionali come stiamo facendo oggi, anche se la tecnologia da satellite sono importanti e ci danno risposte di origine diversa. Essere a terra e guardare il ghiacciaio calpestando le rocce che una volta hanno coperta da neve e ghiaccio ha la sua importanza sia dal punto di vista numerico, scientifico, che storico, che anche culturale. Un ghiacciaio che è in continua ritirata e che pone delle problematiche che ci impone di riflettere su quello che sarà il futuro del ghiacciaio, ma soprattutto dell'economia e della vita della montagna. Oggi l'uomo sta cercando di lottare contro il cambiamento climatico per anticipare la stagione dello sci invernale che ancora con difficoltà resiste. E ora parliamo delle Paralimpiadi con uno stratosferico incredibile, Stefano Raimondi, che oggi ha conquistato la sua 7ª medaglia. Lo vediamo qui, il 23enne di Verona, argento nei 200 misti di nuoto categoria SM10 alle Paralimpiadi. Per lui, per Stefano Raimondi, 7ª medaglia in questi giochi, la 62esima per la spedizione azzurra, quindi insomma davvero tanti complimenti a Raimondi. Mostra del cinema di Venezia, standing ovation per il film di Sorrentino su Maradona e Napoli. E allora adesso vi lascio, vi ricordo tra pochi istanti la prima edizione con Zaia in diretta, vi lascio alle immagini e ai flash, ai vestiti del red carpet. Restate con noi, a tra poco.
giovedì.